Luis Sepúlveda, storia di un gatto e del topo che diventò suo amico. Adattamento eseguito dagli alunni della quarta D della scuola primaria Alessandro Manzoni di Bolzano. Senza amicizia, che mondo sarebbe? Gli amici si danno man forte. Si insegnano tante cose, condividono i successi e gli errori. Quando Mix, il gatto, non riusciva più a scendere dall'albero e Max, il bambino, cercò di aiutarlo. Alla fine dovettero chiamare i pompieri per salvare entrambi. Un amico si prende cura di ciò che piace all'altro. Quando Max preparava i croccantini per Mix e lui li cambiava facendo il guardiano della dispensa. Un amico si prende sempre cura della libertà dell'altro. Quando Max lasciava che Mix vagabondasse sui tetti ed il gatto ritornava sempre. Un amico capisce i limiti dell'altro e lo aiuta. Quando Max, ormai giovanotto, andò a vivere da solo e nell'appartamento aprì una botola nel suo affitto per permettere a Mix di uscire a vagabondare sui tetti. I veri amici condividono anche il silenzio. Quando Max studiava e Mix gli faceva compagnia. I veri amici si prendono sempre cura uno dell'altro. Quando Mix diventò cieco e Max, per agevolare i suoi movimenti, non spostò più alcun oggetto nella casa. I veri amici condividono i sogni e le speranze. Quando Max sognava di affittare una casa più grande. Fra amici bisogna dire sempre la verità. Quando Mix fece amicizia con il topo messicano Max, gli procurava il cibo facendo finta che fosse per se stesso e Max, a sua volta, fingeva di crederci. I veri amici condividono anche le piccole cose che allietano la vita. Quando Mix osservava Max mangiare. Gli amici non si ingannano mai, ma proprio mai. Quando Mix si sentiva in colpa per aver ingannato Max, facendogli credere che i cereali fossero per lui. Quando gli amici sono uniti, non possono essere sconfitti. Quando Mix e Max misero in fuga i ladri. I veri amici si aiutano a superare qualsiasi difficoltà. Quando Max comprese il desiderio di Mix di poter passeggiare ancora sui tetti e lo aiutò a salire i pioli della scala per arrivare alla botola. Poi saltarono insieme. I veri amici condividono il meglio che hanno. E i due furono felici. Mix vide con gli occhi del suo piccolo amico e Max fu forte grazie al vigore del suo amico grande. Max, Mix e Max vissero ancora vari anni in quell'appartamento di Monaco e qualcuno giura di aver visto un gatto dal profilo greco e un topo marroncino che guardavano insieme il tramonto. Senza amicizia, che mondo sarebbe?
amicizia, che mondo sarebbe? Sarebbe un mondo di tristezza e rancore, è nel tuo cuore che sboccia l'amore. Dalle guerre non ricavi niente di buono, trovare un amico è un grande dono. Le incomprensioni creano solo violenza, ma l'amicizia non ha data di scadenza. Alle volte non se ne accorge la gente che l'amicizia non si scrive ma si sente. Senza amicizia che mondo sarebbe? Sarebbe un mondo pieno di amarezza. Solo la vera amicizia ci dà certezza. La guerra è violenta e ci fa tutti tremare. Non ti preoccupare, di un amico ti puoi fidare. Perciò ricorda! L'amicizia è importante, vale più di un diamante. L'amicizia è un tesoro, vale più dell'oro.